amici, con Marte Sport Live. Oggi c'è Fedele contro tutti, col filo diretto allo 0816363, ma anche le ultime su Napoli, Udinese e su Kvaratskhelia. Tra poco. Marte, amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Saluto Gianluca Gifuni, che poco fa vi ha tenuto compagnia con un'ora di Forza Napoli, sempre già tutti concentrati, e non solo su Napoli, Udinese, ma sui temi di questi giorni. Chi è l'anti-Napoli, secondo voi, cari amici, dopo il 6-1 di ieri dell'Inter sul Bologna, in attesa di questa sera, quando si giocheranno le altre partite, in particolare ovviamente il riferimento è alla sfida della Juventus contro il Verona, ma anche Lazio-Monza alle 20:45, Verona-Juventus alle 18:30. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali. Tra un po' filo diretto con Enrico Fedele, però c'è Napoli-Udinese, e l'Udinese fino a qualche settimana fa era in grandissima forma, resta una squadra forte, una squadra non facile da affrontare. Il Napoli lo affronterà dopodomani alle 15 in un Maradona praticamente tutto esaurito. Saluto intanto anche Mario Parligiano in regia e tutti voi all'ascolto. Ne parliamo con un ex azzurro, ma soprattutto un ex udinese, ovvero Paolo Miano. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a voi. E grazie per essere con noi, caro Paolo. Allora, c'è Napoli Udinese, hai avuto tante volte e diverse volte, abbiamo avuto il piacere di ospitarti per ricordare l'esperienza non lunga, anche un po' sfortunata, nel Napoli, lunghissima invece in Udinese, esatto, purtroppo, insomma, anche perché eri nel Napoli di Maradona e ti volle Maradona nel Napoli insieme ad altri compagni. Sì, purtroppo sono capitato nell'anno sbagliato, comunque ho sempre un grande ricordo e sono tifoso del Napoli. Ah, spero. Bene. Quindi non dici altro, non dico altro. Ti mantieni sullo scaramantico andante. Sappiamo di cosa parliamo. Sappiamo di cosa parliamo. Invece Udinese è una bandiera, un grandissimo calciatore, grande talento, Paolo Miano, per i più giovani, lo dico, centrocampista di grande qualità, un'anghissa, diciamo, dei primi tempi. Posso definirti così? Che dici? Ti piace? Ma forse lui è più. Più fisico. Più fisico, esatto. Sì. Io ero più di tecnica, ma. Sì, però avevi anche una buona fisicità, non solo. Sì, sì, no, ero uno che correva, qualcuno mi diceva: ma tu non correvi? Io macinavo chilometri. Poi chiaramente nel mio periodo udinese mi sono dovuto mettere a disposizione di campioni di un certo livello, parliamo di Franco Causi o di Zico, di Massimo Mauro, che era il più grosso talento di quegli anni. Vero. Quindi così. Caro Paolo, allora c'è questa sfida Napoli-Udinese, Napoli che arriva insomma da 10 vittorie consecutive, vuole l'undicesima. L'Udinese come sta secondo te? L'Udinese è in leggera flessione, però io penso che sia una cosa normale, cioè non è pensabile che l'Udinese possa essere quella delle prime giornate, certo, dove aveva battuto Inter, Roma eccetera, e mantenere stabilmente quella posizione. Se guardiamo la classifica di adesso, dietro una volta le chiamavano le sette sorelle, ora sì, c'è l'Atalanta, non c'è più la Fiorentina, ma insomma dietro le grandi c'è l'Udinese. Ha avuto un periodo di flessione pareggiando tre partite che erano alla sua portata e comunque rimane in una posizione ottima per quella che è la squadra. D'altra parte però andiamo ad affrontare la squadra più forte del momento e, da quello che mi è sembrato di capire, anche soffrendo il Napoli riesce a portare a casa i tre punti, e questo è un segno di grande squadra. Tu conosci bene anche Luciano Spalletti, è stato anche a Udine proprio all'inizio della sua carriera in Serie A. Quanti meriti ha in questa squadra del Napoli secondo te? Beh, credo che gran parte del merito sia dell'allenatore, ma alla fine i giocatori vanno in campo in 11, ma la rosa è composta da 30 elementi, c'è un allenatore con tutto il suo staff e poi non dimentichiamo la dirigenza, perché si sta parlando di miracolo Napoli dopo che sono partiti tre pezzi da 90 e i sostituti erano dei signori nessuno, invece stanno strabiliando il mondo. Quindi sicuramente grande merito di Spalletti, ma io metterei tutto nello stesso calderone. Fatto sta che il Napoli sta facendo delle meraviglie. C'è un amico che ci ha chiamato per farti una domanda. Pronto? Antonio, buongiorno.
Miano, dice Antonio Giordano, Corriere dello Sport, grande amico di Paolo Miano. Vabbè, volevo fare una cosa così, una carrambata, diciamo. No, mi fa piacere, è un po' che non ci sentiamo, ma lui adesso non so se è a Napoli o se è ancora a Roma. A Napoli, no, no. Anzi, a Cava. A Cava, neanche è tornato a Cava, bene. Dopo San Pietro, via. Piove a San Pietro. Sì. Piove. Va, Paolo? Bene. Beh, stiamo discutendo di calcio, Antonio, non è che puoi inserirti così a parlare di meteo, di clima, insomma. No, però Miano vi può raccontare meglio di tutti quanti voi, anche di me, di Zirischi e soprattutto di Meret. Ecco. Fatevi raccontare quando Meret era già un fenomeno. E Miano, lo sottolineo, mi ricordo anche da noi, l'ha detto forse un annetto fa, sì. O qualcosa in più, e non so, prego, Zielinski e Meret, due talenti che già Paolo Miano aveva notato. Allora, Zielinski era un talento giovane, si vedeva le sue grandissime potenzialità, e come tanti altri non è riuscito, o non lo hanno fatto riuscire a esprimere il suo talento a Udine, perché Udine è difficile che giochino i giocatori giocani, no? Però sappiamo tutti, Piotr è un ragazzo bravissimo, ha delle qualità eccezionali, è sempre umile, non si è montato la testa, quindi gli auguriamo le migliori fortune. Per quanto riguarda Meret, io non l'ho allenato, ma quando io allenavo il Donatello, che è una società importante di Udine a livello dilettantistico, nella mia squadra c'era Scuffet, nella squadra che aveva un anno in meno c'era Meret, e io avevo già visto un potenziale incredibile. Quindi questo non ci ragazzo sorprende, che poi ha mantenuto negli anni, ha avuto qualche problemina fisico, lo hanno messo in discussione, io penso che stia ripagando tutti, anche i critici, con delle prestazioni eccezionali. È vero. E quindi ben venga un altro friulano col Napoli dopo Dino Zoff. Sicuramente, ma tra l'altro ci sono Samardžić e altri ragazzi di attuale Udinese che a me piacciono molto, non so se sei d'accordo, Paolo, dei tanti talenti, ovviamente oltre a quelli più celebrati, Sasse, Sebeto, De Lofeu, ma anche a me Bichol e Samardžić piacciono molto, non so se sei d'accordo. Ma questo sta a significare l'occhio lungo che ha l'Udinese, che ha avuto negli ultimi 30 anni, diciamo, è capace di pescare, di scovare talenti che poi sviluppano delle potenzialità. È vero. Parliamo della partita di domani. Io credo che il Napoli debba stare un po' attento, ma non so come dire, io sono di Udine, ex Udinese, ma avrei piacere che il Napoli continuasse a coltivare questo sogno, diciamo così, questa striscia positiva. Ripeto, bisogna stare attenti, l'Udinese è una squadra forte fisicamente, che gioca bene di rimessa, che non andrà sicuramente a chiudersi, e questa secondo me è la novità migliore dell'Udinese di quest'anno, non ha paura, non tiene lo 0-0, va a giocarsela a viso aperto e può fare male, ecco. Caro Paolo, non so se Antonio vuole salutarti, perché abbiamo fatto giusto un saluto di Antonio Giordano. No, che è un ma amico. Dopo gli telefono in privato. Meglio. Lo sento dopo, perfetto. Va bene. Grazie. Ciao, Paolo, Mario. Buona giornata. Grazie a voi, alla prossima. Grazie davvero a Paolo Miano, allenatore ex Udinese, ex Napoli. Saluto anche l'amico Antonio Giordano, che ritroviamo domani con maggiore... Lui parli in dialetto napoletano a Miano. Parli così? E lui capisce? Sì, sì. Dialetto camaiolo. Precisiamo una cosa, con tutto il rispetto di tantissimi amici di Cavetirlene, tutte dovete sapere che noi lo prendiamo in giro, Antonio Giordano, che è un grande amico anche su un dialetto che secondo me lui lo declina in modo anche del tutto personale, non solo diciamo di amici di Cava, giusto? Non si può dire a questo, ma mi piace asseggiare, direbbe il toscano. Ecco, va bene, capito tutto. Ciao ragazzi. A domani, un abbraccio, grazie Antonio Giordano, e sentiamo domani con maggiore diciamo tempo. Questo amico scrive: caro buongiorno, caro Dario, cortesemente potresti dissiparmi un dubbio, ma dopo la sosta la classifica viene azzerata? Perché sento dire in giro che dopo la sosta la Juve ci aggancerà. Ma un abbraccio forte, Roberto da Casone. Ragazzi, si sente il rumore del nemico in questo momento, tutti provano
a capire e a gufare soprattutto sul Napoli, come è anche normale che sia. Quando una squadra va un po' in fuga è normale che le altre tifoserie, le altre squadre gufino un po', quindi attentissimi anche sabato pomeriggio. Il pubblico, i 45-50 mila che ci saranno, avranno questo ruolo importante di sostenere la squadra e di scongiurare, di esorcizzare anche queste gufate, che poi lo faccia qualche media nazionale, questo invece è un po' più antipatico, ma ne parliamo un'altra volta. Tra un po' invece Enrico Fedele, 081 63 63 63, per parlare con lui, e poi tante altre sorprese, ovviamente anche le ultime da Castelvolturno per le condizioni di Kvaratskhelia. Tra poco Marte Spot Live. Napoli Marte Spot Live. Eccoci cari amici, allora molti messaggi che arrivano, tutti dicono che a gennaio sarà un'altra musica, forse il Napoli rimarrà in Turchia, Natale d'Arzano, ripeto, c'è una gufata generale, è chiaro che poi l'incognita mondiale c'è, perché c'è la sosta lunga, 55 giorni, vale per il Napoli ma vale anche per le altre, devo dire. Dopodomani abbiamo 41 punti in classifica e finalmente potremmo dire di essere salvi, sono ridicoli questi qua. Possono fare quanto vogliono, quest'anno non ce n'è per nessuno. Giuseppe Del Prete da Arzano, calmi però, perché bisogna vincere e battere l'Udinese senza dubbi. E questo amico infatti scrive, per esempio, l'Antinapoli e il Napoli stesso, soprattutto il Napoli di ultimi anni con uno spogliatoio diviso, Enzo da Bacoli, quindi è il timore maggiore. Ne parliamo anche con Enrico Fedele, direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, prima di passare alla telefonata e quindi anche con la sigletta Fedele contro tutti, 081 63 63 63, un tema che abbiamo trattato anche in TV insieme, qui in radio ovviamente, cioè l'Anti-Napoli. Dato per buono che la Juve vince anche a Verona, quindi resta a meno 10, l'Inter a meno 11, l'Anti-Napoli qual è secondo lei? Il Napoli. Anche per lei, quindi come l'amico Enzo da Bacoli. Sì, sì. Perché? Perché praticamente esiste il vuoto. Non esistono squadre, mentre negli anni passati noi abbiamo sempre questo fantasma di squadre che hanno recuperato 9 punti, 8 punti, il fantasma dell'anno scorso, abbiamo fatto pochi punti in 5-6 partite. Potrebbe accadere tutto, ma è dietro che non accade niente, cioè la pochezza degli avversari. Beh, però se la Juve recupera Pogba, il timore dei tifosi. La Juve deve ringraziare a Dio se conquista un posto nella Coppa, che conta, ma deve ringraziare a Dio. Ma ho capito. Hai capito? Ecco, quindi la Juve toglita da mezzo. L'unica poteva essere l'Inter, che ha fatto un passo enorme. Domenica c'è stata un'altra partita importante. Sì. Inter Lazio, credo, forse, non mi ricordo. No, Atalanta Inter e Juventus. Atalanta Inter. Quindi, come vedi, si autoeliminano. Il Napoli, da un punto di vista tecnico, è sicuramente superiore, perché ha tante proposte di attacco e non dipende da Tizio, non dipende da Caio. Sembra Tizio Caio, nonostante qualche, come devo dire, qualche magia di Spalletti, che a mio giudizio anche domenica, lui è un grande allenatore, addestratore, però come comunicatore no. Ma che? Però insomma mi sembra che... No, insomma, non mi piace quando comunica. Quando in generale, anche adesso? Che noi sì, soprattutto, perché adesso è ambiguo, è intelligente, furbo, bravissimo come allenatore. Quando dice noi abbiamo 20 giocatori, ma quali giocatori? Tu tieni un grande giocatore, un talento, che non giocava. I re sono degli ottimi giocatori, e allora delle volte bacchettare il talento può avere un effetto contrario. Io ho avuto un calciatore, non faccio nome, di grande talento, che quando era bacchettato, come ti devo dire, si incolleriva. Non tutti reagiscono e dicono dove faccio la regia. Allora bisognerebbe capire questo. E poi, dalla regia mi suggeriscono per caso il Risto Stoichkov, il giocatore? No, non c'ero io quando ero storico. Che sembrava il tipo così, no? Che sono arrivato dopo. Concetto di fondo è un altro, scusatemi. Io vado per una logica. Il Napoli ha un tipo di gioco particolare? Sì. Benissimo. Il Napoli ha detto, da quando il calcio è nato, quindi agli inizi del Novecento, quando sono uscite le sostituzioni o quando si doveva cambiare, si cambia con l'omologo, quando il modulo regge.
Sì. Non so se mi sono spiegato. Se tu hai un giocatore che è un fortissimo nell'uno contro uno, se non sta bene ne fai giocare un altro che magari non ha le stesse qualità ma le stesse caratteristiche. Non so se... Quindi il vice Kvaratskhelia, sì, come si Lozano a sinistra e Politano a destra. Okay. Poi quando hai fatto un esperimento, e qua io dico a Spalletti, oramai tu hai più di 60 anni e tutti ti hanno messo l'etichetta di quello che praticamente vuole fare il Marchese del Grillo, sempre, oppure se vuoi farci credere che non sbagli mai, non è così, io ero come te, però la mia età adesso rivedo le cose. Allora è inutile insistere con Raspadori come esterno sinistro. Raspadori è un giocatore che deve giocare da centravanti Boda, centravanti Civetta, a fare uno o due nei triangoli con il giocatore. O da seconda punta centrale, però questo è il concetto. Allora, perché insistere? È per farlo giocare forse, no? Anche per farlo giocare. Allora fa giocare a Simeone, se fa giocare non gioca mai. No, nel senso a sinistra Simeone non può mai giocare. Ma a sinistra gioca Lozano, non esiste un altro giocatore come Kvaratskhelia, non esiste. No, no, non esiste neanche Elmas, va bene? Assolutamente no, perché è un giocatore di inserimento, è più un Zelischi. Qua parliamo di giocatori che pigliano la palla, superano gli avversari, perché abbiamo visto che le squadre vengono contro il Napoli e si mettono a giocare con 9 sotto la linea. Allora, le fermo un attimo, perché è il momento di 0816363663, facciamo anche con la sigla, vai. Fedele contro tutti, Enrico Fedele a tu per tu con gli ascoltatori. Chiamateci, chiamateci 0816363663, anche perché andiamo in zona udinese, caro direttore, Napoli-Udinese. Prima con Paolo Miano, che diceva io spero che Napoli vada avanti, sono tifoso, eccetera, anche se sono gli va Udine, sono di Udine, ma attenzione Udinese perché una squadra... 3-1. Ah, 3-1. Domenica non posso parlare. 3-1 allora. Me lo gioco? Ah, non lo so, io non gioco mai. Lo so, ma cosa dico. Vabbè, me lo gioco, non si sa mai. Ma anche se giocare il Napoli è una cosa che non faccio fondamentalmente quasi mai. Questo amico ti scrive: dopo la sosta c'è la safety car per caso. E devo dire, su questo tema volevo coinvolgere prima delle telefonate, in attesa delle telefonate, linee libere 0816363663. E cioè, io lo sento il rumore del nemico che si sta attrezzando a tutto tondo. Dobbiamo abituarci a gestirlo bene, o sbaglio? C'è il nemico. I vari squadre avversarie, qualche pressione mediatica, qualche perlomina così. Io non sono scaramantico. No, vabbè, però ci sta. Non siamo a maggio, direttore, ci sono altri 7 mesi, 6 mesi. Ma quando mai? No? Sì, ma sono d'accordo. C'è il retaggio, la dietrologia, ma non ci stanno i quadri, si autoeliminano, non hanno calciatori. Vabbè. È un campionato mediocre. Andiamo da Salvatore, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vai. Volevo dire... diciamo una cosa al dottor Fedele, se è possibile. Mi raccomando, sì. No, io sono un ammiratore del dottor Fedele. Vabbè, può essere anche in contrasto, ma sempre con civiltà. No, io sinceramente l'ammiro molto perché è uno di quelli del giornalista, cioè diciamo giornalista, nel senso, volevo dire. Dirigente, pionista, vai, domanda, Salvatore. Vai. Voglio dire, domanda. Quelli che dice sempre la verità. Perché non dice quelle cose come dicono altri. Ok, che dicono domanda perché siete in tanti. Su Salvatore, vai, domanda per volevo preferire. Sapere solo vai. Se il Napoli riesce ad avere sempre questa conferma della sua forza che c'ha, oppure ci possono essere dei problemi dei altre squadre che man mano stanno cominciando a... Grazie Salvatore. Credo che non esistono squadre che non hanno i problemi, ma il Napoli ha tante soluzioni, a differenza degli altri che non ce l'hanno. Quindi l'Apra avrà anche problemi, ma ha tante soluzioni. O ha più soluzioni, quantomeno rispetto agli altri. Bravo. Allora, 0816363, questo amico scrive: ciao Dario, il problema non è il rumore dei nemici, ma è il rumore dei finti amici, capisci a me? Però andiamo da Paolo, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'opportunità. Volevo fare una considerazione. Vai. Volevo sapere l'opinione, diciamo, del direttore Fedele. Secondo me Spalletti, quando dice la somma, ha detto una cosa ben diversa, cioè lui dice la somma di 20 giocatori è più importante della somma di 22 di 11. Certo. Nel senso che la somma, no, lui sa benissimo che Giorgiano è il giocatore più talentoso, io voglio ben sperare, un allenatore esperto come Spalletti, però lui lo dice secondo me per tenere tutti un po' sul pezzo. Poi probabilmente nel privato a Giorgiano di Chiaro. Grazie Paolo.
Grazie, sono d'accordo con te al 100%, ma non si discute. Ma poi non è che la somma di tanti giocatori fanno quei giocatori. 10 confetti con la nocciola dentro non fanno mezzo confetto. A proposito di confetti, direttore, che è un tema, tante volte la metafora utilizzata qui da lei, ci sono i confetti quest'anno nel Napoli? Uno di la avola, solo uno, Quaraschelia. E Osimhene che cos'è? È un confetto, ma non della nocciola di Avola. Deve migliorare, sta migliorando. È un confetto adesso che va, diciamo, sgrizzato ancora. È una nocciola delle mie parti, del Nolano. Che pure è buona, però. Ottima. Perciò dico. Biagio, buongiorno. Salve, un saluto a tutti e voglio fare una domanda a Fede. Vai. Direttore, alla luce di questo scorcio di campionato, lei riscatterebbe, mi pare, per una cifra di 30 milioni di euro a scatto con Belè? Interessante, grazie Biagio. No, è troppo. Va bene, una domanda per il direttore. Tolti i soliti noti in Europa, i soliti noti, oggi Di Lorenzo, Lobotka e Anghissa sono tra i migliori in Europa nei rispettivi ruoli, Antonio? Ma sono degli ottimi giocatori, però se noi parliamo dei giocatori che giocano nel Manchester City... No, però ha detto tolti i soliti noti, quindi diciamo dopo i 2-3 club top... questi tre, dopo non c'è Bayern, più nessuno nel Beh, Lobotka secondo me sì, no? Direttore. Difficile trovare giocatore di Lobotka. Lobotka ha acquistato i tempi di gioco, però ha questa difficoltà, delle volte eccede quando viene marcato quasi ad uomo. Lui vuole eccedere nel tenere la palla e spesso fa degli errori come li ha fatti a Bergamo, perdendo due palloni in area di rigore che erano sanguinose. Quindi deve anche lui migliorare in questo. Andiamo da Angelo, buongiorno. 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 Allora, io la domanda che volevo fare al direttore, vai. Siccome l'altro ieri io in concomitanza ho visto sia la partita del Napoli e la partita Spezia-Udinese. Ah, addirittura. Però da ieri sera sento dire che l'Udinese viene a Napoli, deve fare la partita, deve vincere la partita, e poi è stato mediato a pallonato alla Spezia. Cosa le pensi, direttore? Grazie, Angelo. Non c'è partita. No, e poco fa, devo dire, quando Miano diceva l'Udinese è fisica e tosta, attenzione, sicuramente attenzione, perché il Napoli può giocare senza concentrazione, però se la gioca ero quasi... Sentite, la vita è bella ed è meravigliosa. Sì. Poi esiste chi impazzisce e si vuole suicidare. Qua si dovrebbero suicidare in 11. Non so se lo so spiegare, Va bene, altra telefonata se riusciamo. No, andiamo in pubblicità, direttore, poi torniamo per gli ultimi minuti insieme a lei. Ricordo 081 63 63 63 per rivolgere domande in diretta ad Enrico Fedele. A tra poco. Marte Spotlight. Eccoci qua, cari amici. Allora, Quaraschelia ha finito prima l'allenamento, non ha fatto parte del resto del gruppo per la parte finale, quindi resta in dubbio per sabato, purtroppo. Secondo Fedele, Gaetano può essere un'alternativa a Lobotka? Direttore, di nuovo buongiorno. Si sta cercando di lavorarci Spalletti. È vero. Lo ha provato, più di tempo, diciamo. È un ragazzo che non ha quelle caratteristiche, ha qualità per poterlo fare, ma sai che la caratteristica è un timbro. È come se fosse una vaccinazione che te la porti addosso, cioè lui è un giocatore portato a giocare, portato all'attacco, quindi deve migliorare, avrebbe anche le qualità per farlo, fu un'intuizione questa anche di Ancelotti che fece la stessa cosa con Pirlo, se ben ricordo. Sì, è vero. Poi, salve, per Fedele, davvero non dobbiamo temere la Juve, io la temo, una volta rimontato Antonio da Monaco di Baviera, resta uno spauracchio, la vecchia signora, perché insomma è pericolosa per molti. La Juve è come il Liverpool di quest'anno, peggio. Va bene. È rimasto il nome. Ci sono generazioni oramai e periodi di, come devo dire, di costruzione. Dopo i 9 scudetti è il momento di costruire per loro. Ma mica gli anni passano solo con me. Beh, chiaro, indubbiamente. 081 63 63 63, se riusciamo un altro paio di telefonate e poi salutiamo il direttore Fedele. Nel frattempo, cederebbe Demme per un mediano con caratteristiche più simili alla Lobotka, in organico, Dino 81. Non è facile, devo dire, trovare giocatori anche delle caratteristiche Lobotka, non dico della forza. Andiamo da Gennaro al telefono. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ciao. Vai. Allora, volevo parlare l'opinione del direttore su un pensiero che io sullo Lobotka. Sì.
lungi da me dire che Lobotka scatta, anzi è fortissimo, però trovo un difetto in Lobotka che non verticalizza di prima, non ha quel stile in profondità, sia velocemente che sui due esterni di attacco. Ah, il direttore vede anche lui questo difetto. Diceva la Pirlo alla Totti, qualche cosa ha detto. Lobotka non è un giocatore, generalmente si diceva, e si dice, perché il calcio è sempre quello, che il giocatore, il mediano metodista, il giocatore di organizzazione, il metronomo, deve essere come il muro. Perché deve essere come il muro? Perché dovrebbe vedere prima il gioco da fare che riceve la palla, no? Prima di ricevere l'anco, sì, giusto. Perché il giocatore, generalmente il metronomo, fa due movimenti, o un movimento di appoggio, cioè di lateralità, o un movimento di sostegno che va sotto. Mi senti? Sì. Però dopo deve stare subito la palla. Lobotka, sono d'accordo, qualche volta eccede, perché sa che ha quel passettino. Vabbè, spesso gli stanno addosso. Ogni volta tu sveltisce subito la manovra. Vabbè, diciamo, il lancio di prima non ce l'ha, però per me sta migliorando anche nei lanci lunghi. Lui porta un po' troppo palla, troppo palla da giocatore metronomo, mentre la palla dal centrocampo in su delle volte. La cosa che fa bene è quando portando la palla spacca, entra, perché a quel passo da Paperotto, no? Intanto Mimmo da Terzigno, che salutiamo, dice: ad Avola ci sono le mandorle, non le nocciole. Ad Avella, vicino a Nola, c'è un'ottima nocciola. Ah, quindi, e poi dice: Kvara ad Avola e Osimena Avellano. L'ho detto prima, no? Ah, avevo capito nocciola anche per Kvara. No, invece no, mandorle. Avola e mandorla, allora che è più preziosa. E aspetta, prego. Mandorla pelata, calibrata. Ah, questo è proprio. Cioè, per poter un confetto di prima classe, deve avere il calibro della stessa mandorla, che deve essere pelata. Cioè... Me la fa assaggiare allora, addirittura, questo. Come no? Io sono stato quest'estate proprio ad Avola, là vicino. E sono andato a mangiare queste mandorle. Vabbè, andiamo insieme allora, qualche volta. Allora, ultima telefonata, c'è Fedele. No, non c'è. Ah, è caduto. No. Un amico si chiamava Fedele, o almeno di chiamarsi Fedele. Facciamo un'ultima telefonata, è caduta la linea. Allora, questo amico scrive, dov'è? Ecco qua, domanda per il direttore, dov'è? Eccolo qui. Non può mettere Lozano perché poi non può mettere il massiccio pupillo, Spalletti, forse. Vabbè, però... ogni allenatore ha sempre... un preferito, lui preferisce, che ha delle buone qualità, però non gioca mai nel suo ruolo. Sì, che è mezzala, effettivamente. Il problema, Dario, è che abbiamo paura di essere delusi di nuovo, perciò diciamo chi può darci fastidio. Ah, Antonio, può essere effettivamente di essere un po' scottati dal passato. Poi ancora, Lozano mai dall'inizio, la ripresa sempre devastante, a squadra avversaria stanca e più lunga è il pensiero di Antonio. Ma io non sono d'accordo. Forse anche per questo lo tiene in panchina, no? Per esempio con Lecce, con l'Empoli è stato determinato. Io devo rischiare di non vincere una partita per 60 minuti per poter poi trovare un rimedio. Si dice che praticamente giocano sempre quelli del secondo tempo e fanno la differenza. Allora io vorrei porre una domanda. Sì. Ma generalmente si cambia quando le cose non vanno bene, no? E perché io non devo scendere in campo con la formazione più equilibrata e più logica prima, anziché pensare ai turnover e a tutte queste alchimie? Quindi o ho sbagliato prima o ho indovinato dopo. Corregge dopo. Vabbè, l'ultima, Fedele troppo forte e dà quasi sempre ragione, Bruno da Zurigo. Però prima di salutarla, salutiamo anche Bruno che le fa questi complimenti. Non so se vuole incrociare un medianone che ha fatto grandi cose con l'Udinese, un po' meno, ma un periodo di negativi del Napoli col Napoli, poi altre Fiorentine, eccetera, ovvero Fabio Rossitto. Ciao Fabio, buongiorno. L'ho conosciuto. Fabio, ci sei? Sì, ciao, buongiorno, sentivi Enrico Fedele dall'altra parte. No, l'ho conosciuto. Vabbè. Tutto bene? L'ho conosciuto. Insomma. L'ho conosciuto in tempi non sospetti ed era un mediano di grande temperamento. Sono quelle persone che nel campo non si vedono ma si sentono e che sono importanti per cementare poi che cosa? Ecco. Lui non era un confetto di Avola, ma era un confetto di nocciolo, però senza quei confetti è come quando praticamente tu hai l'operaio specializzato che poi dà all'architetto tutto il materiale per fare l'idea.
Va bene, va bene. Direttore, grazie, un abbraccio, alla prossima. Ciao Rosito, arrivederci. Buongiorno. Grazie Enrico Fedele. Caro Fabio, come stai innanzitutto? Tutto bene? Bene, bene, bene. Si è ritrovato in questa definizione un po', come dire, articolata del direttore Fedele? Sì, il direttore è fantastico in queste cose. Vero, è vero. Caro Fabio, all'Udinese mancherà un po' quello che eri tu più o meno, Makengo, no? Perché è un giocatore importante. Che partita può essere per l'Udinese, che forse non avrà neanche Udogi, e vediamo se recupera. Tra il Napoli non ha Kvara, probabilmente. Credo una partita pericolosa per il Napoli, credo, perché comunque, se andiamo a vedere i numeri, il Napoli viene da 10 vittorie consecutive, l'Udinese è un momento un po' difficile, però l'Udinese è una squadra fisica, è una squadra che quando trova spazi diventa molto pericolosa. È una partita interessante, direi. Ecco, con Sottil l'Udinese ha fatto un salto in avanti, indubbiamente, sì, anche come proposta di gioco, sì, però non so se aspettarmi, te lo chiedo, un Udinese certamente fisica, certamente che cercherà di fermare il Napoli, ma come l'Empoli, cioè molto chiusa, oppure non sconfesserà quello che ha fatto fino adesso Udinese? Ma diciamo che quello che ha portato quest'anno Sottil è stato proprio questo entusiasmo nell'andare in avanti, nell'aggredire più alto, nell'essere una squadra propositiva. Ha fatto un calcio nelle prime giornate che non si vedeva da tanti anni, sì, però credo che non verrà chiusissimo, se la verrà a giocare, anche se oggi affrontare il Napoli per tutti è molto difficile, perché il Napoli è una squadra non molto leggibile, a livello individuale fantastica, e che è riuscita a fare a questo livello, anche a livello individuale, una cosa strepitosa. C'è una squadra europea tra le migliori in Europa, secondo me, come gioco, perciò poco leggibile, perché è brava a giocare in profondità, è brava a giocare sul corto, forti nell'uno contro uno, squadra molto tecnica, però molto compatta. Perciò è un problema per tutti affrontare il Napoli oggi. Non ti sorprende che sia così in alto, insomma, questo il Napoli? No, no. Assolutamente, io credo che sia meritato, e soprattutto finora è stata superiore nettamente a tutti, ma non solo in Italia. Il girone di Champions League dimostra che calcio stia sviluppando in questo momento Spalletti, che sta facendo un'opera d'arte. Ti chiedo, Fabio, prima di salutarti, da queste parti chiaramente c'è un entusiasmo controllato, sì, anche se mi perdoni questa contraddizione, perché comunque il Napoli da tanti anni al vertice della Serie A, e anche perché i tifosi sono scottati anche dall'anno scorso, dal Napoli di Sarri che sferrò, sì, il titolo, eccetera, eccetera. Ritieni che questa sosta del Mondiale possa essere più un vantaggio o uno svantaggio per il Napoli, che sta così bene adesso? Ma se devo essere sincero, è uno svantaggio, sembra, no? Sì, perché sì, sì, la prima volta che succede, la squadra sta andando talmente bene, però è anche vero che Spalletti in questo è abituato, forse è l'unico allenatore che ha fatto questa esperienza in Russia, no? Per due volte, per due anni consecutivi, dove si viveva la sosta invernale, e diciamo che è vero, da un lato sembra uno svantaggio, dall'altro magari i ragazzi si riposeranno, però è vero che per tutti sarà un'incognita. Comunque io credo che questa squadra non si dimenticherà di giocare in questa maniera, perciò credo che se terranno alta la concentrazione e l'entusiasmo, è una squadra oggi difficile, secondo me, da recuperare. L'ultima è l'anti-Napoli per te, in questo momento, chi potrà esserlo anche in prospettiva dopo il Mondiale? Ma sono sempre quelle le squadre, c'è il Milan, c'è l'Inter, ci sono... quelle sono le squadre che diciamo sono molto forti. È chiaro che oggi il divario l'ha creato il Napoli quest'anno, perché nessuno si poteva aspettare, dopo un'estate un po' tribolata così, diciamo, dove c'era depressione per il mercato, trovare poi dei giocatori così importanti che si adattano velocemente a tutto questo e creare un contesto così importante, che gioca un calcio fantastico. Per oggi tutti, secondo me, c'è una distanza abbastanza netta tra il Napoli e le altre in questo momento. Speriamo poi questo, dopo la sosta, venga mantenuto.
Speriamo, questo speriamo lo prendo come un accurato, diciamo, un'accurata partecipazione emotiva anche da parte tua, no? Perché comunque hai passato due stagioni in momenti non facili, storici per il Napoli. Ma io faccio il tifo che il Napoli vinca lo scudetto, perché sarebbe veramente bellissimo, perché è una città che se lo merita. Eventualmente ci organizziamo per farti venire da queste parti, poi ne parliamo più in là, però insomma è troppo presto adesso. Sì, troppo presto. Grazie Fabio, un abbraccio, buona giornata. Vale, buongiorno a tutti. Grazie, ciao. A Fabio Rossitto, ex Napoli, ex Udinese. Arrivano molti messaggi ancora al 339-666-9990. Tra un po' ultimissime in casa Napoli, ma anche in casa Udinese. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, tanti messaggi che arrivano. Questo amico scrive, salviamo Massimo, forza Napoli, Massimo da Salerno, da Polla. Poi un altro amico, caro Massimo, non sono Massimo, sono Dario, ma non è importante. In tutta onestà la situazione di Covara inizia a suscitarmi perplessità e inizia anche a dare fastidio, perché la società non è chiara su ciò che avrebbe il giocatore, ma è stata chiara, lombalgia acuta, e nessuno crede a questa lombalgia, la verità, inizia a fare però l'idea che voglia andare via. No ragazzi, Pasquale, dai, assolutamente no. Allora, lombalgia chiara, è andato via da Castelvolturno, tra l'altro va a abitare probabilmente a Via dei Mille, a Napoli, quindi non c'è nessun problema in questo senso. Noi iniziamo queste storie, in questi timori, che sono, capisco, timori di perdere un giocatore così importante, ma non è successo niente di gravissimo, una cosa che succede in tutte le città del mondo, e addirittura abbiamo visto a Torino, a Roma, a Milano, a Hernandez, alla compagna, a Roma e anche a Torino, di scene molto più, di rapine molto più traumatiche e brutte da vedersi. Quindi calma, e non c'è nessun tipo di problema su Kvara, se non che ha questo mal di schiena, vero Pasqualetina? Buongiorno Pasquale? Un attimo solo, recuperiamo il collegamento con Pasqualetina. Pietro scrive: la vista rottura tra Kasdorp e Mul, l'olandese potrebbe essere un buon vice di Lorenzo. No, sinceramente non mi piace come vice di Lorenzo. Pasquale, ecco. Io ti sentivo anche prima. No, adesso sì. Dicevamo, non c'è nessun caso Kvara, non scherziamo. Capisco i timori dei tifosi, ma il problema è che ha mal di schiena, cioè ha lombalgia. Quale appunto sarebbe il caso qua? No, l'amico dice questa cosa, non c'è chiarezza, non è che vuole andare via, ho paura che ha subito quello shock. Io ho specificato. Guarda, Dario, però scusami, fammi dire due cose. Vai. Mi ha parlato ieri il procuratore. Sì. Di Kvara, ha parlato anche il padre di Kvara, sì, ieri infatti, sera. Infatti. E mi sembrano, insomma, parole che vadano, come dire, nella giusta comprensione di un accaduto, insomma, sono situazioni che nelle grandi città succedono, non dovrebbero succedere, perché ovviamente è stato ovvio, brutto, certo. Però insomma mi sembra, insomma, che sia stato affrontato nella maniera giusta. Per quanto riguarda le condizioni fisiche, ho già fatto terapia e palestra qua a Schelia, domani credo, insomma, che si vedremo, insomma, se riuscirà a essere convocato o meno. Io qualche possibilità gliela do ancora. Diciamo che rispetto alle grandi, al grande ottimismo di ieri, qualche passo indietro oggi c'è stato, no? Perché ci aspettavamo un passo in avanti anche in allenamento, invece ancora terapie. No, io non neanche questo, insomma, cioè, credo, insomma, che Napoli stia facendo, insomma, un suo programma. Credo che proverà domani ad allenarsi e vedremo, insomma, com'è la situazione. Immagino che se dovesse strappare la convocazione domani vada in panchina. Eh sì, questo sicuramente. Visto che è un solo allenamento, però aspettiamo domani. Chiarisco, insomma, anche per chi ci ascolta. In passato, non so se ti ricordi, si parlava di infiltrazioni per far giocare, sì, i calciatori col mal di schiena. Beh, Maradona ne ha subite tante infiltrazioni. Il cortisone dal primo gennaio 2022 è tra le sostanze vietate, esatto, della WADA, quindi non puoi fondamentalmente utilizzare. Io che purtroppo ho grandi problemi di schiena, il cortisone l'ho preso varie volte. Ma tu non quindi giochi. No, per dire, è la soluzione immediata per il dolore, però non è magari, esatto, definitiva per curare, quindi non si può prendere. L'infiltrazione a cui sottoponeva Maradona erano proprio di cortisone all'epoca. Il cortisone era un altro calcio. Ingrassa anche un po' e crea vari problemi, diciamo. Però sì, ma adesso comunque dal primo gennaio 2022 non si è può doping. Più, quindi è inutile parlarne. Parliamo di Napoli Udinese, lo facciamo anche col collega di Udinese Channel, Alessandro Surza. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere. Grazie per essere con noi, caro Alessandro. Intanto Airoldi dirigerà Napoli Udinese di sabato alle 15, con assistenti Ranghetti e De Giovane, quarto uomo e anche eccolo qua, il quarto uomo è Baroni al Varabisso. Però, caro Alessandro, ci sono anche dubbi in casa Udinese, o sbaglio? Oggi in particolare, anche altri calciatori.
sì, no, non sbagli, è un periodo in cui si è rotto un pochino, no? Non le prestazioni, ma il giocattolo di tutte quelle vittorie consecutive, e ovviamente anche questo è dovuto al fatto che nell'ultime settimane ci sono stati un po' di problemi fisici. Io indico la leggera flessione dell'Udinese con l'infortunio di Becao, che è fondamentale per il gioco della squadra di Sottil e che rivedremo nel 2023, quindi di volta in volta si è andati sempre sperando di mettere il rientro nella gara successiva, ma poi la sensazione che è stata anche ormai confermata è che per Rodrigo Becao non c'è niente da fare, tornerà nel 2023, quindi questo in realtà non è un dubbio, non è nemmeno un dubbio Lovric, che stava male ma è rientrato alla stessa facendo anche gol, quindi lui invece c'è. Non è un dubbio Makengo, che ormai l'Udinese ha comunicato che per un problema tendineo rientrerà anche lui a gennaio. L'unico dubbio, come dicevate bene, è proprio Destiny Udoje, che però secondo me, ma vado proprio a sensazione, perché come per Varaschelia che sentivo il discorso, anche per Udoje vale un po' la stessa cosa, domani ci sarà la rifinitura, se si allenerà potrebbe strappare una convocazione per la panchina, ma secondo me rischiare ha poco senso, vedremo cosa penserà Sottil. Di conseguenza l'unico vero dubbio è Udoje, perché gli altri o hanno già recuperato o è già sicuro che non ci saranno. Intanto in casa Napoli, Pasquale, 2-3 cambi dobbiamo prevederli rispetto a Napoli-Empoli, immagino Lozano, immagino Angesus, immagino, non so, Zielinski dal primo minuto. Sì, immagino anche Elmas. Onestamente penso che, essendo anche un tipo di partita molto fisica, magari cambia tutta di nuovo la catena di sinistra con Elmas e Olivera. È Olivera e Quara, se domani viene convocato, che magari subentra nella ripresa, però su Quara aspettiamo l'allenamento di domani per essere più sicuro. Ma ne parla anche Spalletti nel pomeriggio alle 15. E quindi non ci darà indicazioni di formazione senza dubbi, però magari qualche indicazione in generale sul tipo di partita che il Napoli dovrà fare. Prima di salutarti Pasquale, è praticamente tutto esaurito il Maradona, 50-55 sì, spettatori. Sì, questa partita piace molto ai tifosi, uno perché è l'ultima del 2022, certo. E poi è alle 15, è vero che è sabato, però è un orario che a Napoli piace sempre tanto, credo che ci sia voglia insomma di trascinare il Napoli verso questa vittoria, l'ultima vittoria del 2022. Poi Dario, bisogna aspettare, lo dico proprio a chi ci ascolta, perché credo insomma che il Napoli un amichevole almeno a fuori grotta durante insomma la lunga sosta, magari dopo la tournée in Turchia, dovrebbe farla. Sì. E quindi insomma potrebbe essere poi l'occasione, come dire, per ritrovarsi prima della ripresa del campionato. Sì, se noi immaginiamo 27-28, lunedì 28 il ritiro in parte, il ritiro in Turchia dopo un po' di riposo e qualche giorno a Castelvolturno, immaginiamo 2-3 amichevoli lì, poi ancora riposo, poi tra prima di Natale e dopo di Natale penso un altro paio di test ci devono essere. Ma il Napoli gioca il 4 gennaio, se finisci il 13-14 dicembre gioca il 4 gennaio, insomma 2 se non 3, quindi per forza. Vabbè, poi avremo modo di parlarne, ovviamente Marte Sportler non si fermerà mai in questo senso. Grazie Pasquale, buona giornata. Ciao. Torno da Alessandro Surze, grazie anche per la pazienza. Alessandro, altre situazioni, può esserci Samardžić, che è un giocatore molto interessante, 2002 dal primo minuto secondo te, oppure ancora Aslan con Lovric, con ovviamente Wallace e con Pereira e Kipo e Zibué, immagino, sulle fasce? Allora, ci sono due discorsi da fare. Il primo riguarda proprio Udoje, no? Che come abbiamo detto, se non c'è Udoje, le opzioni sono due: o come abbiamo visto contro Lecce, traslocare Pereira a sinistra e mettere Ezibue sulla destra, o avanzare semplicemente dal braccetto di sinistra della linea 3, avanzarlo nei centrocampisti e Bosse e mettere Neuting dietro, come è accaduto alla Spezia, lasciando quindi Pereira sulla destra. Entrambe le soluzioni sono valide, credo tra le due che si andrà più verso quest'ultima con la conferma di Neuting. Occhio però, perché Pereira è apparso molto stanco, non è impossibile immaginare un turno di riposo per il capitano dell'Udinese, che in questo nuovo ruolo in cui si è ripresentato quest'anno ha tirato la carretta veramente dall'inizio senza mai rifiatare, e nelle ultime settimane è apparso veramente tra i più sottotono dal punto di vista fisico. Davanti c'è sempre il ballottaggio Success Beto. Secondo me continua a giocare Success, perché Beto potrebbe essere un'arma in più negli spazi del secondo tempo. In mezzo sì, ci sono tre giocatori per due maglie, perché uno solo è insostituibile, che è Wallace, per il ruolo delicato che ricopre,
Arslan non ha fatto bene le ultime due partite in cui ha giocato titolare, mi aspetto quindi, come dicevate giustamente, come dicevi, Samardžić dal primo minuto, giocatore fortissimo che però deve ancora crescere nel momento in cui gli vengono date determinate responsabilità, è più bravo a giocare quando le responsabilità ce le hanno gli altri, allora lui può salire in cattedra, adesso deve assumersele e anche col Napoli, se dovesse giocare titolare, come credo, sarà un bel test, un bel banco di prova per il giovane tedesco. Classe 2002, ricordo, è vero, molto classe interessante. 2002. Alessandro, esatto. Grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a voi, alla prossima. Ciao, grazie, buona grazie al collega Alessandro, anche a te, buona partita, grazie al collega Alessandro Sursa di Udinese Channel. Torniamo questa sera alle 20, alle 20 alle 21 per Marte Sport Live della sera. Grazie a DJ Soriani, regia, prima c'era Mario Palligiano, grazie a voi per averci seguito. Da parte mia, Dario Sarnatale è tutto. Vi lascio ovviamente, come ogni giovedì, anche a Gigio Rosa e Marta Martinez. Da parte mia, un buon pomeriggio. Marziano Azzurro, ciao a tutti.